Eccoci qui in diretta e come preannunciato ci ha raggiunto nei nostri studi il giornalista, possiamo dire anche amico, Pino Ricco. Pino, Grazie, buonasera. molto gentili, buonasera a tutti quanti. Che ci aiuterà nella lettura dei fatti principali che hanno caratterizzato questa giornata. Ovviamente parleremo di politica, parleremo di lavoro, parleremo anche di questa nuova app della ferrotramviaria. C'è una sorta di rivoluzione per quel che riguarda il trasporto, non solo su ferro ma anche su gomma, ma parleremo principalmente anche della Norman Atlantic. Allora, io chiedo subito il collegamento con il porto di Bari. Vedo Cristina Ferrigni, per chi si fosse collegato in questo momento, si trova sul tetto del terminal crociere, perché ricordiamo che da sabato lì si trova il relitto della Norman Atlantic. Cristina, vengo da te. Non so se Cristina riesce a sentirmi, direi di no. Allora, a questo punto ritorniamo da Cristina fra qualche istante. Chiaramente commenteremo senza entrare nel merito dell'inchiesta, visto che non si è ancora conclusa. E allora parliamo di lavoro, che sarà anche l'ultimo il tema del nostro focus. Ci concentreremo sul lavoro, tra l'altro alla luce anche dei dati dati in conferenza stampa dalla Regione Puglia, dell'osservatorio proprio istituito dalla Regione Puglia. Quello che emerge è intanto un mercato del lavoro in controtendenza rispetto agli anni passati, nel senso che c'è una sorta di dinamicità che si inizia a registrare nel mercato del lavoro, però crolla il lavoro autonomo mentre tiene un po' di più il lavoro dipendente. Sì, intanto dobbiamo fare delle considerazioni. I numeri sono freddi, per certi versi anche incontestabili naturalmente, ma possono essere letti in vario modo. La verità è che bisognerebbe andare nel dettaglio. Intanto controtendenza, perché sostanzialmente c'è una controtendenza leggera che si Sì, incomincia a assolutamente sì. leggere anche a livello nazionale, quindi voglio dire, questo va detto. Va detto anche che bisognerebbe analizzare nel dettaglio. Oh, forse abbiamo qualche problema tecnico, nel senso che non abbiamo acceso il microfono di Pino Ricco, il bello della diretta. Allora, adesso i telespettatori si sono persi tutto quello che di Lo importante tu hai diciamo di detto nuovo, all'inizio di questa evidentemente. trasmissione. La mia domanda l'hanno sentita, stiamo parlando di lavoro. Ci sono tra l'altro dei dati tra quelli della Regione Puglia e altri dati che vengono un po' diffusi, che sembrano quasi entrare in conflitto tra di E loro, no? infatti è un po' quello che io stavo dicendo, nel senso che i dati vanno comunque letti, per quanto i numeri siano freddi e quindi per certi versi anche incontestabili, però insomma è chiaro che bisognerebbe andare un attimo nel dettaglio. Allora, intanto dicevamo che la controtendenza non è soltanto pugliese, ma sia pure molto molto leggera, ancora molto flebile anche a livello nazionale. E poi c'è da dire che bisognerebbe capire questi nuovi posti di lavoro di cui si parla, di che cosa stiamo parlando, perché se si tratta di posti di lavoro da 500, faccio per dire, euro al mese, attenzione. Non conoscono crisi, ci sarebbe da Insomma, dire. esattamente, attenzione, quindi bisognerebbe capire un attimo se si tratta di posti da 1.500 è un altro discorso, se si tratta di posti da 3.000 è un altro discorso ancora, quindi facciamo attenzione alle cose di cui diciamo. Naturalmente la Regione Puglia li legge in maniera, come dire, di comodo, ma lo dico senza ovviamente polemizzare, perché sotto il profilo politico è giusto così, anche perché giustamente il Presidente Ventolo, ma anche l'assessore al lavoro Caroli hanno detto che è un po' il frutto delle politiche attuate in questi anni. Ma una considerazione va fatta. Di fronte, l'avete fatto vedere quando io sono entrato, c'erano i lavoratori della OM Carrelli di Bari che non soltanto attendono da mesi una soluzione, ma che sono sul filo del rasoio, insomma. E credo che se fossero stati ad ascoltare in diretta il presidente Vendola, forse non sarebbero stati d'accordo, insomma, con Ecco, quello che tra si è l'altro detto. Pino, durante la conferenza stampa, Vendola ha rilasciato delle dichiarazioni dicendo anche che loro sono intervenuti molto spesso in aiuto delle grandi vertenze che sono È scoppiate vero, purtroppo ovviamente, tante nel è nostro vero. territorio. Queste task force, anche istituzionali, che vengono attivate in vista delle grandi vertenze sono utili? Sono utili, sono più che sono utili, sono intanto necessarie, sono indispensabili perché naturalmente un filtro ci deve essere nel braccio di ferro tra le aziende e i sindacati. E spesso la Regione Puglia ha una funzione da arbitro, diciamo così, no? Da cuscinetto nella battaglia tra virgolette tra le parti. Ma va detto anche che la Regione Puglia, ma non è un problema ovviamente soltanto della Regione Puglia, è una terra purtroppo di grandissime vertenze, no? Lo Scian di Friggiano è una di queste, l'OM Carrelli, la Sangalli di Manfredonia, la Natuzzi, anche se sembra che siamo vicini ad una soluzione, la vicenda della Alenia di Brindisi, dove c'è stato il problema in cui si è protestato qualche mese fa perché pare che i lavoratori pugliesi fossero in qualche modo penalizzati, eccetera. Quindi voglio dire, siamo in una situazione, che è un fatto congiunturale non italiano, ma proprio internazionale, che non è proprio dei migliori.
Quindi il problema è che bisogna cercare di fare quello che si può fare in questo momento, perché la visione secondo cui il padrone, detto tra virgolette, è brutto, sporco e cattivo, è una visione fuori dal tempo, insomma. Se un'azienda da produttiva diventa improduttiva, è evidente che qualcosa deve fare. E naturalmente la cosa più facile, purtroppo, è licenziare. È colpire i lavoratori. Allora, la vedo pronta. Cristina Ferrini in compagnia di un ospite. Cristina, vengo da te. Sì, eccoci nuovamente dal porto di Bari, qui al mio fianco l'ingegnere Mario Mega dell'autorità portuale. Ingegnere, in queste ore noi sappiamo che ci sono state le prime ispezioni sul relitto Norman Atlantic, seguite da incontri tecnici negli uffici della Capitaneria di Porto, insieme con i vigili del fuoco, con gli ingegneri navali, per capire come addrizzare il relitto, che abbiamo detto è leggermente inclinato di 5 gradi. Sì, nei prossimi giorni, già a partire da domani, comincerà ad essere pompata dell'acqua di mare nelle casse di zavorra. Questo consentirà di rimettere in assetto la nave e poi avviare le procedure per poter abbassare il portellone e quindi consentire un più facile accesso a quelli che devono svolgere le indagini. Subito dopo l'apertura del portellone di poppa, con un incidente probatorio, si potrà provvedere allo svuotamento del relitto. Sì, saranno delle attività che andranno avanti parallelamente, cioè da un lato si svolgeranno le indagini, dopodiché il materiale che non è più di interesse sarà portato a terra per essere smaltito o comunque allontanato dalla nave. Ecco, a bordo saliranno nuovamente i medici legali per accertare che non ci siano altre vittime, e lo vogliamo ricordare al proposito, il rogo del Norman Atlantic ha procurato 11 vittime, almeno quelle finora accertate, e 18 dispersi. Certo, sicuramente l'attività principale che la magistratura sta portando avanti è quella dell'accertamento delle responsabilità, l'individuazione di eventuali altri corpi a bordo, e quindi l'attività di svuotamento è un'attività assolutamente accessoria rispetto alle indagini. Grazie Ingegner Mega, restituisco la linea allo studio. Perfetto, allora ringraziamo Cristina. Senza entrare nel merito di un'inchiesta, l'abbiamo detto già in apertura, la posizione del relitto nel porto di Bari davanti al terminal crociere pone un problema di convivenza di immagine, così l'ha definita il presidente dell'autorità portuale Mariani, che auspica che anche i termini dettati dal procuratore Volpe rimangano quelli, cioè un mese e mezzo, dopodiché il relitto dovrebbe essere spostato, per questo potrebbe creare anche un problema alla vista come bigliettino da visita per la nostra città. Io non mi preoccuperei tanto di questo, se la devo dire tutta, perché di fronte a 11 morti, a quello che è successo, non è il biglietto da visita della città. Tra l'altro Bari non c'entra nulla in questa vicenda, quindi non è tanto questo. Il vero problema è che quando comincerà a pieno la stagione crocieristica, lì ci sarà un problema oggettivo da affrontare e da risolvere, ma ritengo che il magistrato ovviamente si sia già posto il problema, e se è stato scelto di mettere la Norman Atlantic dove è adesso, vuol dire che si immagina che in tempi normali, diciamo così, per quello che è l'attività del porto, verrà poi spostato il relitto in un'altra posizione, perché ovviamente non è pensabile che le navi da crociera attraversino.